Dante e Virgilio scendono nel terzo cerchio dell'inferno. Nel terzo cerchio dell'inferno troviamo le anime dei golosi. I golosi erano coloro che in vita avevano il peccato della gola, cioè la loro golosità li portava ad essere le persone molto ingorde e per questo si trovano in questo cerchio. La loro pena è quella di stare immersi in una melma disgustosa. Loro sono tormentati da una pioggia tra grandine e neve, e inoltre, come in ogni cerchio dell'inferno, a guardia di questo c'è un cane a tre teste di nome Cerbero che li torturava e li ammazzava senza tregua. In questo cerchio troviamo Ciacco, che è proprio il simbolo, della golosità, perché lui in vita è stata una persona molto golosa e ingorda. Camminavamo sopra le ombre fiaccate, da una pioggia incessante, come fossero veri corpi umani. Tutte le anime stavano per terra, eccetto una, che si alzò in piedi appena ci vide passare davanti. Oh, tu che cammini in questo inferno! Mi disse. Sei capace di riconoscermi? Tu nascesti prima che io morissi. Gli risposi, mi pari così sfigurato nella tua angoscia che non riesco a ricordare nulla di te, ma di pure chi sei e perché ti trovi in un luogo che, pur non il peggiore, è certamente il più disgustoso, e lui a me. La tua Firenze, che su tutte eccelle per l'invidia, mi fece vivere una vita serena. Voi cittadini mi chiamaste Ciacco e ora mi trovo qui sotto la pioggia per la dannata colpa della gola. E in questa triste condizione non sono solo io, ma tutti quelli che vedi qui. Gli risposi, Ciacco, il tuo dolore mi rattrista alquanto, ma dimmi se sai quando finiranno le contese che dividono la città e se vi è qualche persona giusta e il motivo per cui sei ridotta così. E quello riprese. Dopo tanto parlare verranno al sangue e la parte estremista caccerà l'altra con molto danno. Poi sarà quest'ultima, dopo 3 anni, a cedere, poiché l'altra avrà chiesto aiuto a un principe ipocrita, ed essa si farà superba, tenendo gli avversari duramente sottomessi, che ne soffriranno moltissimo. I pochissimi giusti, non si intendono, superbi, invidia e avarizia, sono la fonte di tutti i loro guai. Qui Ciacco pose fine ai suoi lamenti, ma io a lui. Ancora di una cosa ti prego d'aver grazia di farmi dono. Farinata e il tegghiaio, degne persone, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e altri ancora dediti al bene comune. Dimmi dove posso incontrarli. Mi preme molto sapere se sono in cielo o quaggiù. E quello. Sono tra le anime più nere, colpe diverse li fanno stare ancora più giù. Se scendi li potrai incontrare. Piuttosto, quando tornerai tra i vivi, ricorda a costoro il mio nome. Ora lasciami, che non ti dirò altro. E cominciò a guardarmi biecamente, finché dopo un po' chinò la testa e di nuovo si infangò tra i suoi compagni, al che Virgilio disse. Non si rialzerà più fino al suono dell'angelica tromba, quando verrà il giudice a giudicare, ciascuno ritroverà la sua triste tomba, riprenderà la sua carne e le sue fattezze, udrà la sentenza in eterno. E così, ragionando della vita futura, attraversammo quella sudicia mistura di ombre e di pioggia a passi lenti. Poi chiesi: Maestro, questi tormenti, quando verrà il giudizio, cresceranno, diminuiranno o saranno uguali? E lui. Ascolta la tua scienza, secondo cui quanto più si è perfetti, tanto più ti avverte il bene e il male, e sebbene questa gente malvagia mai potrà essere perfetta, soffrirà comunque più dopo il giudizio. Girando in tondo quella strada, continuavamo a dirci molte cose, finché giungemmo al punto dove si scende, e lì trovammo il gran nemico Pluto.